Ecco, comunque dal momento che sono stato al Manchester United sono stato molto fortunato a poter allenare questi fantastici giocatori. And if you ask me to say 15 years ago, se me lo chiedevi 15 anni fa, I never thought I would see Guerrero, Ronaldo, Cantona, Scholes, and there's from Manchester United. I've been very, very fortunate. Stato molto, molto fortunato. I can't say that there's maybe a handful of players you can never separate. E non posso dire che ci sono comunque un gruppo di giocatori che potrete sgregare e separare. Cantona, Ronaldo, Cantona, Scholes, Giggs, all incredible, fantastic players. Tutti i giocatori che ho appena menzionato sono tutti degli incredibili giocatori. It's almost impossible. È praticamente impossibile nominarne uno solo. The two things they have, two great qualities, those four or five players that they could maybe name others. Le due migliori qualità tra questi giocatori. They all worked hard on their game and they all had courage to play the game. No matter the competition, always had the courage to take the ball, to accept challenges. Erano sempre in prima linea, cioè erano sempre propensi comunque a creare il gioco e a imporsi, proprio essere sempre presenti nel gioco. Allora, come vedere il passaggio un'ultima domanda supplementare. First of all, it was a real pleasure to listen to your wise words, thank you about it. There are so many things that I would like to ask, but let's stick to this more philosophical. So what do you think that too much money can be bad for football? And what do you think about the financial fair play ideas in football? Se pensa comunque che tutto questo movimento di soldi intorno al calcio sia comunque è un fatto negativo, che comunque rende più negativa la situazione del calcio internazionale, e se queste regole sul fair play che entrano in vigore l'anno prossimo, Stio, comunque che cosa pensa di queste nuove regole? The first part about too much money. Il primo punto riguardo all'economia che gira intorno al calcio. I think there's a difficulty in the modern wealth of today that's coming from particularly the Middle East and from Russia and from other countries, that, and maybe in some ways it's hard to accept in a fan. It's a normal fan who has to pay his money to get to the games, and in some cases maybe expensive seats to watch a game of football. Questo movimento, questo culto del denaro, soprattutto per quanto riguarda i paesi del Medio Oriente e della Russia, cioè questa possibilità dei giocatori di farli comunque acquistare dei posti per le partite più importanti? I think in general terms, in generale, I don't think the best players are overpaid. Non penso che i migliori giocatori siano sovrappagati. Perché se comunque interrompi questo meccanismo, to what golfers and tennis players can earn, it is, perché no, comunque nell'ambito degli altri sport, per golf, tipo tennis, comunque doesn't equate to those sports. Non il calcio non può essere preparato comunque per gli sport quali qui girano comunque una grossa economia come il golf e il tennis. So I think the top players, the stars, who are bringing people to the game. Penso che comunque i giocatori più famosi, cioè le star, che comunque portano moltissimi fan agli stadi, should be well paid. Dovrebbero essere ben pagati. On the subject of financial fair play. Per quanto riguarda il fair play, which will come into operation next year, che entrerà in vigore l'anno prossimo, I don't know how that's going to work. Non so sinceramente come funzionerà. It's a difficult one because you know it's how to keep control of wealth and in sense, for instance, I think there was a player in the United States who was either a hockey player or a football player. Quindi si tratta del problema di come tenere sotto controllo comunque questa ricchezza. C'è stato un esempio di un giocatore di hockey negli Stati Uniti. Yeah, because they have
They have what they call the salary cap, yeah, salary cap. Hanno un salary cap, penso un tetto salariale. I think the firm had a 35-year contract. The firm had a 35-year contract. Gli hanno fatto firmare un contratto di 35 anni. So it's a way around of being the cap system. Praticamente è una maniera per aggirare il sistema del tetto massimo. So when this financial fair play takes place next year? Quando entrerà in vigore il financial fair play l'anno prossimo? Of interest for me to see how it's going to work. Sono io il primo a essere interessato a vedere come sarà messo in atto, come funzionerà. Bene, allora l'ultima domanda è di un giovane studente che è qui accanto a me. Prego. Una domanda semplice. Sì. Cara Alex, vorrei sapere cosa pensa lui del fatto che almeno in Italia, molti procuratori chiedono delle somme, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 euro ai ragazzi e alle famiglie, ai ragazzi di 16, 17, 18 anni, per poterli rappresentare. C'è qualche cosa che non va? That is a big problem. È un grande problema. The first thing is, you cannot get rid of the agents now. Purtroppo non si può eliminare comunque la figura del procuratore. That is casting stone there because of the firmly rooted in the game, part of the game that you have to accept. È una parte del gioco che purtroppo bisogna accettare, una parte del mondo del calcio che va accettato. It is not the ideal situation for managers like myself because the point made about young people. Ecco, non è una situazione ideale per esempio per un manager come me perché i giovani. It's taken away the contact when I first started as a manager many years ago, the contact with the family. Perché questo ha tolto praticamente il contatto diretto con la famiglia, io come manager, come allenatore, il contatto diretto con la famiglia, allora c'è questo intermediario. In quei giorni, per esempio, venivano il padre e la madre a trovarmi. Con il ragazzo, anche il giocatore stesso da solo, anche il ragazzo stesso da solo veniva da me. And what happens then? Because the family is involved. E allora, siccome c'è questo coinvolgimento della famiglia, hai comunque il dovere morale di essere giusti con loro. Whereas under the present system of agents representing the players, the players are there, not present. E in questo momento comunque della situazione in cui sono i procuratori stessi a rappresentare i giocatori e non c'è la presenza proprio fisica del giocatore davanti a me. I often wonder whether the agent is working for himself or for the player. Molto spesso mi viene in mente il fatto che se il procuratore lavora per il ragazzo o se veramente lavora per se stesso e basta. And of course the point also made of representing young boys of 15, 16. We have a situation in our own training ground. Noi per esempio abbiamo una situazione per quanto riguarda i ragazzi di 15 o 16 anni sui nostri campi di allenamento. We have an academy that starts at 9 years of age. Abbiamo l'accademia di calcio che inizia ai 9 anni di età. And we have the agents outside the gates waiting for the parents to come out from where we see 10 or 11 years of age. E abbiamo per esempio tutta una serie di procuratori, di agenti che stanno fuori ai cancelli ad aspettare i genitori già quando il ragazzino ha 10 anni, 11 anni, già pronti a mancare la famiglia. Try to tie them up to be part of their list of players that represent. Cercare di prenderli subito nel loro diciamo entourage, di tenerli sotto la loro ala, proprio fin da piccolissimi. So, what is required in modern game is strong presidents and strong coaches.
L'importante in questo fatto è avere dei forti presidenti di società e soprattutto dei forti allenatori, dei manager. Within their own structure, che all'interno della propria struttura accept the role of agent, accettano sì il ruolo dell'agente, del procuratore, but not more than the role of player. Però in primo piano mettere sempre comunque il ruolo del ragazzo, del giocatore, dell'atleta. Put an end to paying sums of millions of pounds or millions of euros. E mettere comunque la fine a questi pagamenti veramente sproporzionati agli agenti e ai procuratori. Try and control that part, but it needs courage because controllare questa situazione richiede coraggio. Perché il problema per esempio del Manchester, per esempio. For instance, if an agent comes to me and says, you know, well, player wants to come to Manchester United. Se per esempio viene un procuratore, un agente, viene da me, dice un giocatore vuole venire nella sua squadra, potrebbe essere anche il giocatore più forte del mondo. So we listen to the terms, the agent presents us, and you worry that you're going to lose the best player in the world. Hai paura che se non si raggiunge questo accordo, questi termini, conosci diciamo di questo agente, tu potresti anche perdere il migliore giocatore del mondo, proprio alle potenzialità maggiori. Knowing that he's also speaking Barcelona, Real Madrid, AC Milan, Juventus, sapere che contemporaneamente va a stare alla porta delle altre grandi squadre come Real Madrid e Barcelona. The pitch in the catch for the association. In tutte le altre associazioni. È molto difficile come situazione. There's no definitive answer to the whole problem. Non c'è una risposta definitiva a questo problema. What we do is we accept the role of the agent. Quello che noi facciamo, accettiamo il ruolo dell'agente, del produttore. All time make sure the player is the most important person. E ricordarci sempre che comunque il giocatore è il centro, è il nostro obiettivo, il centro del nostro interesse sempre. Bene. Ringraziamento da parte di tutta la Commissione a tutti voi che siete qui.